Oggi vi portiamo alla scoperta di un parco molto, ma molto particolare e misterioso. Qui ci sono sculture incredibili. Siamo al parco di Bomarzo. Bomarzo, borgo del Lazio, alle falde del Monte Cimino, possiede un'opera unica al mondo, il Sacro Bosco o Parco dei Mostri. Progettato dal principe Vicino Orsini e realizzato dall'architetto napoletano Pirro Ligorio nel 1552. I raffinati giardini all'italiana sono realizzati con criteri di razionalità geometrica e prospettica, con ornamenti quali ampie terrazze, fontane, con giochi d'acqua e sculture. Al contrario, il colto principe di Bomarzo si dedicò alla realizzazione di un eccentrico boschetto, facendo scolpire nei massi di peperino, affioranti dal terreno, enigmatiche figure di mostri, draghi, soggetti mitologici e animali esotici, alternandoli con una casetta pendente, un tempietto funerario, fontane, sedili obelischi, incisi con motti e iscrizioni. Il Sacro Bosco, non rispettando le consuetudini cinquecentesche, si presenta come una soluzione irregolare. I diversi elementi sono tra loro svincolati da qualsiasi rapporto prospettico e non sono accomunati da coerenza di proporzioni. Il tutto è inventato con criteri iconologici che sfuggono anche ai più appassionati studiosi. Autentico labirinto di simboli che avvolge chi si addentra in esso.